Ma salva tutti i cari sconosciuti, io sono Feril, o se preferite Meloki, e siamo su Elden Ring, esattamente dove ci siamo lasciati in realtà. Questa era la torre, esatto, la torre ricostruita. La volta scorsa abbiamo esploricchiato, abbiamo sconfitto un altro avatar dell'albero, di funghi grassi praticamente. E niente, siamo finalmente in una nuova zona. Mamma mia, che bello. Che bello tutto. Che figo. Allora, non mi ha messo segnalini, però il buon Sabaku mi ha detto che da queste parti, che non significa niente, dovrebbe esserci un'arma che potrebbe piacermi. Sabaku spoilera. No, comunque no, non mi ha detto nulla nello specifico, però in ogni caso era mia intenzione avanzare in questa direzione, no? Che bello potersi guardare intorno. Guardate quelle rovine. Allora, vediamo un po'. Allora, la priorità al momento è riuscire. Hai capito? Quindi sono quei cosi che trasportano le marionettine. In realtà io faccio la cretina, ma dovrei raccogliere le ossa perché devo farmi i pugnalini. Quindi faccio tanto la cretina, però fammi raccogliere le ossa, va. Trancio di carne. Ah, pure drop raro, tra l'altro. Ecco, prendiamo un po' di ossa che mi devo fare i pugnalini. Vabbè, tu sei scampata. Ma no, non mi ha fatto un massacro. Ho fatto un massacro. Ok. Allora. Facciamo la raccolta. A posto, va bene. Vabbè, mettiamo un segnalino qua intanto. Su uno. Ah, qui c'è un. No, ma non droppate, mi raccomando, eh. Fate. Anzi, no. Hai arcano basso. Infatti, da che ci sei, livelliamo un altro po' arcano, che giustamente siamo di livello basso. Sì, però allora l'erba sotto i piedi no, eh. Che posto orribile. Cioè, qui mi viene da pensare che ce ne sarà uno ancora più grosso da qualche parte. Ecco, questo posto non promette niente di buono. Cosa ci sarà mai qua? Ah, ceneri, ceneri, attenzione, attenzione. Ma che, davvero? Porca. Ho capito. E vabbè, sono caduta. Ah, non ti incastrare. Ah, eccolo. Dove sarà mai? Tra l'altro questi qua volano. Voi lo vedete? Io non lo vedo. Quanti? Eccolo! Dai, molesto! Vabbè, mi sento stupida, perdonatevi. È chiaramente un enigma a tempo questo, tra l'altro. Vabbè, niente. Amen. È inutile scornarsi in questo momento su questa stronzata. Vediamo cos'è. Non abbiamo perso abbastanza tempo con i draghi, no? Quindi ci sta un altro. Certo, non ho mai occupato.
provato ad attaccare le aragoste, che probabilmente saranno molto più pericolose dei granchi. Anche in teoria no, perché in teoria le aragoste non hanno quello strano movimento laterale. Ah. Li ho visto, cioè non. Allora, mi lanciano. Esatto, mi lanciano cose homing, sti bastardi. Avevo notato, avevo notato. Allora, hai rotto il cazzo, eh? Basta lanciare cosine con le vostre campanelle di merda. State calmi tutti. 72. 72 rune. Manco lo sforzo. Cioè, qui non continua a non droppare niente e nessuno. Viola sepolcrale, tua mamma. Vabbè. Quello è un drop, eh? Un luogo di grazia. No, un luogo di grazia. Ok. Va bene. Che bel posto comunque. Molto particolare. Guarda quanto ci... Ma scorreggia? Molto ridere questa cosa. Al volo. Si scoprì che erano pericolosissimi. Oh yes. Oh yes. Finalmente. Finalmente posso potenziarmi l'arma, attenzione. Allora, io sto andando in questa direzione, ma sto andando a sentimento, perché sapeva, come ha detto, che c'è una... C'è una lastra, una stele, no? Vabbè, è arrivato il momento, ragazzi. Oh mamma mia. Là là! Questi sicuramente in faccia sono più fragili. Ah, neanche troppo, eh. Neanche troppo più fragili, insomma. Striscia di carne bianca. Ma va. Allora, vediamo un po'. Molto aperto questo luogo. Pietra forgiatura 2. Ok, ancora non ho indicazioni di stele. Proseguiamo. Io prima di voler esplorare voglio dare uno sguardo alla mappa. È ragione per cui voglio avere una visione più chiara. Sempre fatto così con gli open world. Sempre fatto un po' la matta e me ne sono andata in giro anche dove non dovevo. Oh, ok. Lì avevo azzeccato comunque, più o meno avevo intuito la posizione, ok? Perfetto. Facciamo questa cosina. Io vorrei evitare di fare cadere sti cosi, però per la scienza, esatto, per la scienza li facciamo. Questi sono molto pericolosi. Molto e vaffanculo. Ah, no, tra l'altro non sul lato. Scintipietra del cuculo. Niente, non. Il set mi fa schifo. Continuano a darmi pochissime rune, continuo a dire, eh. Cioè, sono pericolosi sti cosi comunque.
Mentre Teschi continua ad avere le rune di livello bassissimo. Perfetto, abbiamo trovato la nostra mappa. Yes, grande. Liurnia Ovest. Perfetto. Liurnia Ovest. Liurnia Ovest. Un enorme lago. Questo non promette niente di buono, dico con gran candore. Proviamo ad andare qua. Mi parlava di rovine. Mi aveva detto che erano rovine, per cui andiamo a scornarci. Rovine del re. Potrebbero essere queste. Ehi! Fantasmina, non adesso, aspetta un secondo che qua. Ma che fa? Ma siete dei merdoni! Siete i soliti merdoni, io mi sono cagata sotto, non vi avevo visto. Dov'è l'amico tuo? Guarda là che fa scorreggini, lancia. Sei talmente brutto, di color marcio, che ti scambiavo con l'ambiente, col muschio. Allora. Ah, lì c'è un cane però, molto pericoloso. Ah, Igi, chiedo perdono. Queste terre reali furono affidate a noi, ma non avevamo speranza. Gigi sarà il boss probabilmente. Nel dubbio i cani vanno ammazzati. Qua. Ah, ma sono cani o lupi? Lupi. Buono. A posto, meglio. Il fatto che i cani siano più pericolosi dei lupi, comunque la dicono. Oh! Minchiotta. Ok, ci sono tipo mine magiche. Bello che i lupi avevano sentito qualcosa. Tanto facciamo pulizia. Ma tanto morirò, cioè non. Perché c'è questa musica di minaccia? Non fatemi salire l'ansia più di quanto già non ne abbia. Allora, lì c'è un nostro amico. Guarda lì che lanciano le loro magie di. Ti giuro, non li vedo. Ma è fatta apposta. Sono in mimetica. Sono tipo. Sono milita. Guardalo! Allora, sicuramente fanno l'incantesimo e diventano invisibili. Questo non c'è dubbio. Però anche da vivi, cioè da visibili, continuano. Ah, no, no, cane, cane, cane. Aspetta, aspetta. Cosa ho aggrato? Lascia stare gli animali. Aggrami il lupo. Ecco, questo è. Disgraziato. Allora. Vabbè, io qui l'ho fatto giusto per fare un po' di esplorazione, ma. Qui c'è sicuramente il boss e qui c'è sicuramente l'inchiappettata. Ah, qua ancora lupi. Quanti cacchio siete? E basta. E porca. Allora. Ma quello? Quello è vero. Che carini che cazzano. Ma pure io voglio farla sta cosa, perché non posso farla? Rotto il cazzo, eh. Avete rotto un po' il cazzo. Sto vomitando poi. Vabbè, vado a fanculo. Sto venendo la nausea a girare così. Dov'è l'entrata? Ci sarà un'entrata da qualche parte. Rovine del re. Forse non è qui. Forse è da un'altra parte. Sono tutte le rovine, no? Oddio! Quanto mi puzzava! Quanto mi puzzava di muro invisibile! Tu hai rotto le scatole, però. Non mi rovinare il momento, che mi sento intelligente. Vabbè, vai a cagare. Allora. Ma quindi quello è un NPC? Quello è un NPC! Quello è un NPC, non è. Non è ostile. Oddio! Che
Che carino, che prova a leggere, ma in realtà non vede niente. Simpatico. Look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished. What brings you here? Oh, pardon me. I am Iji, No, Iggy. a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a Sono display? ancora. Ok, fai attenzione. Oh, watch out there! When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I am, after all, tempted to know how hard it is not to break anything while I work. Ok, parla. Brave tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor Ah, ok, lies abbiamo not capito far qual beyond è this point. lì a When the nord. Rhea Lucaria Academy turned on the Carians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard. But their strength had not waned, and they repelled the knight's onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, tarnished, Ok. don't go near the manor No, non lo faremo unless you wish to assolutamente. lie with the corpses of the heedless knights of the cuckoo. Riguardo al I've consiglio. explained the peril of the enchanted snare that remains at the Royal Carrion Manor. Whatever you do, brave tarnished. Ok. Oh, mi vendi le funere, eh? Sei molto dolce. Perché non mi vendi anche le cose normali? Guarda, oddio! Vabbè, dai, potenziami. Ok, me ne mancano ancora due. Ok. No, no, che, hai la fortuna di avere. Hai la fortuna di avere un libro della tua dimensione, tra l'altro. Cosa non sottovalutare. Allora, cerchiamo un attimo qui perché comunque qui abbiamo trovato le rovine, però non abbiamo trovato ingressi segreti e cose, cioè sì, nel senso che sì, però ok. Io continuo a non vedere ingressi. Ho anche girato un po', diciamo, off-screen, nel senso tagliando. Continuo a non trovare niente. Però questa è chiaramente la struttura. Mamma, scatole. Niente, la struttura con le scale che ti portano giù, no? Segreto, è nascosto È allora. nascosto? È nascosto, appunto. Cioè, non sono pazza io. Fammi menare sto No, 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 coso. monta, monta sta cosa nell'episodio. Devo averlo perforato senza saperlo. Non sono pazza, Ma quindi quindi. esistono i. Ma quindi esistono le cose illusorie orizzontali? No! Oddio, ecco perché non lo trovavi! Appunto, non... Esiste roba orizzontale, i brividi! Ecco, Ma non lo sapevo! vabbè, va bene, adesso vengono i brividi a me. No, ferma, ti dico una cosa. Questo lo devo montare anche nella mia Va blind room. bene, ah, vai, sto per perdere 10.000 No, no, rune. no, 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 ascolta. Questa cosa, non schivarla adesso. Tieni premuto L1, difenditi con lo scudo, non prendere incantesimi, ti buffa e fai i contrattacchi. Ok? Sì. Ma ti rompe il culo, eh? Porca Stai attento. puttana! Sullo scudo, sullo scudo, sullo scudo. Sì, aspetta, non mi piace la vista di gas. Sì, no, ti sto facendo. Vabbè.
Sì, lo so, non mi devi dire i tasti. Che schifo! Sì, anche... Guardalo, è bastardo! Che schifo! Sì, vabbè, ma è un merdone, scusami, eh. No, non ha tracking. Tu mi avevi, cioè, tu mi avevi traumatizzato. Ho detto, questo ti stupra. Sì, se non avevi, guarda, se entravi senza sapere di tenerlo sguardo. Ah, grazie, maestro. No, che blind non te lo aspettavi. Grazie, maestro. Ok. Qui, quindi qui, trovi... qui c'è. Te l'ho promesso. È il tuo più grande desiderio. La tua, okay, run è cambiata. Una trappola esplosiva. Ok. Abbandona il flagello. No, adesso l'ho appena potenziato, non ho più un cazzo di niente. No, avrei... No, questa è una speciale. Usi quelle funeree. Ah. Causa assideramento. Spada di ghiaccio affilata come un rasoio, forgiata da Isi, fa... Ah, è sua! Sì. Tuffiggere assideramento, un attacco potente consente di scagliare nella lama che si rigenera all'istante. Provala, anzi potenziala davanti ai miei occhi, fammi vedere cosa può fare. Anzi, prima di provarla potenziala. Anzi, fammi provare, aspetta. Ok. Un momento lanternina. Che palle! Me la sono messa nella cintura. Sì, ogni volta che muori si toglie comunque. Per quello me la sono messa nella cintura. Nella cintura, ok. Vabbè, questo è... Non ha senso questa non cosa. Non consuma neanche PA. Non consuma neanche PA. Non credo sia baffato. Non so se in Parlamento puoi cambiarlo. Spero di sì. Buono, per mettergli per mettergli sanguinamento. Madonna, se lo... No, non è una lama. No, lo so. È una punta. Ma quindi mi hai fatto prendere l'arma Lord Wise per Servante con la... Esatto, vai a parlare con Igi e potenziala. Col ghiaccio. Molto frufru tra l'altro, quindi perfettamente in linea anche con in character, che lui passa dalle mazze ai... Va bene. Mio caro amico! Mio caro amico! Notare la fortuna che ha di avere comunque un libro delle sue dimensioni. Non posso parlare mentre sono qua sopra. Che schifo. Gioco pessimo. Vai. Boom. Così, boom. Ma guarda, secondo me assolutamente. Va bene, io sto per sprecare. No, investire. Investire. E già sono finite. Ah, non ne hai davvero? No, è per finta. Compra la sua. Puoi farla di 4. Quante ne servono? Una, solo una. E sono fantastiche le armi speciali. Ne basta una. No, ferma. Cosa? Una per livello. Quindi ora devi prendere quella di livello 3. Perdonami. Sì, è una per livello. Tranquilla, fidati di me. È fighissimo potenziare le armi speciali. Ah, ok. È una per livello. Solo una per livello. Quindi ora prendi 4000 più 6000. Esatto. E poi mi attacco perché... Sì, però intanto adesso hai un'arma. Oh, ma cioè... Oh, no. Mi sto confondendo. Boom. Tra l'altro scala C adesso. Sì. Boom, mega boom. Controlla se puoi cambiare la cenere di guerra. È un'arma speciale, forse no. Ho una daga che può soltanto... Ma però l'impalamento è dei sfigati, scusami, cioè. Possi secondo me, però... Vediamo un po'. Cenere di guerra? Infatti. Però impalamento ti permetterà probabilmente di rompere l'equilibrio. Provala su qualcuno. Provala su qualcuno. Non su di lui, dici. Questi sono molestissimi, sì, comunque. Sì. Ah!
Sono spaventata a morire. Però lanciargli il ghiaccio. Ma sono veloci, bastardi. Vabbè, sì, anche il ghiaccio. Sì, guarda, pure dietro la mi trolla. No, vabbè, questi sono la cosa più molesta di tutto, aspetta. Io ero pronta a morire 200 volte. Cioè, è un arco praticamente. Ah, ecco pure lui però. Vabbè, ma che cos'è? Ma è bellissima! Ma è bellissima! Che ne so io? Guarda un po' se è un altro stocco. Non lo faccio il 2 a stocco. Te lo faccio vedere però. Sì. Stocco, selezionalo e prova le dual. L1. Fai spam L1. Madonna, che bello. Fai roll più L1. Che cazzo di spettacolo. Salto più L2. Salto più R2. No, no, scusa, si può fare solo con L1. Salto più L1. Vabbè. Che spettacolo. E io su quell'altro potresti mettere assideramento quando dovrai qualcosa. Cos'è il doppio assideramento? E sfondi. Che è come il sanguinamento, l'assideramento, quindi sì. Fa la stessa cosa. L'assideramento per ora mi sembra che sia un mix tra il sanguinamento e il Dark Souls. Mi sono cacata sotto! Tra il sanguinamento di Dark Souls 1 e quello di Dark Souls 2. Ti abbassa la stamina, ti rallenta. Mi sa che puoi fare gli headshot. Gli headshot? Secondo me sì. Capito, va bene, ok, niente, ringrazio Sabaku, che ovviamente la cui voce non si sentirà minimamente perché lui sussurra in maniera ASMR, anche per avermi traumatizzato pensando che ci fosse un boss distruttore di mondi, mentre comunque era una specie di bambino graffettato però più sfigato. Niente, quindi abbiamo ottenuto anche quest'arma fichissima. Io sono abbastanza emozionata, più che altro più che altro, sapete perché? Oh, finalmente l'abito d'aristocratico. Se non doveva andare Sabaku per farmi droppare il petto di sti bastardi. Vieni qui, che non ti faccio niente. Dicevo, anche Lore Wise, perché per chi non lo sapesse, il personaggio di Cervante ha un'affinità con il ghiaccio. L'aveva nell'originale Dragon Age Inquisition, dove è nato come personaggio e l'ho portato avanti. Declinandone le ragioni, ovviamente, in base alla storia di cui faceva parte. Quindi sono contenta. Cioè, veramente sono riuscita a trovare un'arma incantata di questo tipo. Dobbiamo leggerne la descrizione? No, l'abbiamo già letta. Ok, no, era soltanto, è stata creata, non c'è altra storia dietro. Molto figa questa cosa. Sono contenta. A questo punto abbiamo fatto questa cosa bellissima. E qua si può passare. Allora, proseguiamo. Mentre Sabaku mi manda emoticon dolci. Ah, la! Mi sono distratto un secondo. Che cazzo è stato? Che cazzo è sta cosa satanica? È questo l'incantesimo malevolo? Penso di sì. Spero. Niente, fa un male porco tutti lì, Come si spegne sta cosa? E vabbè, tua mamma però. Basta. Ci sarà un modo per spegnere sta cosa. Io come la leggo la spada là? Dov'è l'interruttore? Maniero cariano. Ma è bellissimo questa cosa. No, quelle sono mani. Dio onnipotente, no. No. Ah, non posso. No, ovviamente non posso buffare l'arma. Cavolo. Ok, non gli tolgo un cazzo.
Ok, quella è una pressa bruttissima. Aia. Vabbè, mamma. Dio, che schifo. Viaggia, sì, veramente, puttana. E droppano cosine. Va bene, facciamo che faccio il giro, Facciamo che faccio il giro. Oddio. Ah, la porca. Sì, ecco, magari. Dio. Ok, se gli vai, diciamo, dietro, sono un po' più facili da gestire. Devi riuscire a andare nel punto cieco, per così dire. Però sono difficili, sono proprio molesti. Ok. Fottiti. Ricettare dell'artigiano scintipietra. Ok. Io odio questo inventario. Vaso congelante. Giustamente mi dite perché cacchio non ho letto tutto. Avete ragione pure voi. Ah, tra l'altro, non ho mai dato queste due cose. Appunti sulle tecniche di creazione lasciati da un artigiano della scintipietra al servizio dell'Accademia. Contengono informazioni sulle cosiddette finte stregonerie. Che bella ambientazione. Ovviamente io qua sto andando tutta da un lato per adesso. E questi sono finti. Cioè sono albi schifi. Teoricamente, quindi non sono esseri umani. Tua madre. Senti, ma questi saranno resistentissimi, ovviamente. Dio, lo sapevo! Questo coso sale. Sì, vabbè, è stronzo, però. Questa è da stronzi. Questa è la classica cosa da Dark Souls. Sì, è ancora a grado, Beh, qui c'è un'altra trappola, ovviamente. No? Ma è fichissima quest'arma, comunque. Sì, un po' mi manca il randello, però penso che anche proprio di trama, comunque, Servante si raffinerà, diciamo. È partito molto grezzo, molto violento, molto con la faccia coperta, molto traumatizzato, ma tornerà, cioè è un figlio di puttana, però diciamo che ricomincerà a parlare, ecco, per così dire. Questa cosa non ha senso, ovviamente, perché teoricamente queste cose non hanno gli occhi. E vabbè, però. Ok, però. Però effettivamente con lo stocco, se le colgo di sorpresa, posso 27 danno. Se li colgo di sorpresa, posso permastunnarle, perché non hanno equilibrio queste cose. Pietra forgiatura. Sì, però che schifo. Ah. No, mi ha visto. Tazzo.
mi è ancora a grado? O mi ha perso di vista? Secondo me ha perso di vista. Certo, dire perso di vista di una mano è tanto... Spammi l'attacco da dietro e li distruggi. Ok. Queste probabilmente sono anche abbastanza deboli, secondo me, alle mazzate. Però vabbè, sono contenta dell'arma. È molto veloce. Ah, lo sapevo! Le avevo viste! Le avevo viste! Troppo tardi. Madonna, che liscio. Dio, che schifo! Da sotto le avevo viste! Deficiente! Guardale! Che cazzo è? Oh no! Ma che? Ma siamo impazziti? Che schifo! Sapete che mi fanno meno schifo dei ragni? Che folle che sia. È assurdo, me ne rendo conto. Però è così. Ma vedete, non vale la pena farmarle. Danno così poco che non ne vale la pena. Gio di Michella. Sì, vabbè, che stronzo, però. No. Ok, dietro. E no! Fanculo! Vabbè. No, via di qua. Che malgrado tu, questo mondo e quell'altro. Che cazzo è quello? Con l'anellino. Ok, fottuto. Hanno un grosso punto cieco dietro. E vabbè, però! Per fortuna hanno un grosso punto cieco all'altezza del polso. Quindi nel momento in cui lo sai, non devi lasciarti spaventare, perché effettivamente sono dei nemici molto strani, no? Si muovono in una maniera atipica, per cui non ti aspetti il Muset. Sono contenta di vedere questi tipi di nemici diversi ai soliti umanoidi ogni tanto, una cosa interessante. Però io mi sono persa, nel senso non ho idea di dove stia andando. Vabbè. Non vedo un cazzo. Basta. Io sto cercando di non usare le cure adesso, perché me le vorrei tenere. Cioè, in realtà io ho fatto una super deviazione, ma la strada è molto breve. Cioè, se io seguissi la direzione, diciamo, della camminata, penso arriverei velocemente dove devo arrivare, idealmente, no? Allora, io qua sto tornando indietro, chiaramente. Vaffanculo! Dai, però. E dai! Porca puttana, non vedo niente! Mi fanno meno schifo dei ragni. Ovviamente non si apre da questo lato. Continua a sentire il rumore di scarabeo. Però no. Lo sento, ma non riesco a capire la provenienza. Vabbè.
Andiamo avanti, io ho una cura sola. Tra l'altro è chiaro che questi cristalli siano usciti fuori in un secondo momento, insomma, non erano così quando è stato costruito tutto. Oltre al fatto che è una pessima idea restare sulla via principale, ma questo penso che lo sappiamo tutti. Visto che tutte le trappole saranno in questa direzione. Vieni qua, vieni qua. Ma se riuscissi a fare il giretto, che schifo. Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua. Non svegliamo la mamma. Esatto. No, ma visto. Cazzarola, sto attacco di merda. Ok. Più veloce di Deathstrons. Sì, però una cura non mi farebbe mica schifo, eh. Qui adesso ci saranno, ci sarà una grazia, giusto? Oh, ok, fantasma. Lady Rani, ti abbiamo attesa a lungo. Prego, prego per una celere rinascita del tuo casato, possa la luna piena risplendere su Caria. Grazie, buono. Ok, meno male, meno male. Quindi comunque poi il giardino te lo esplori, però. Non è obbligatorio, ecco. Però danno veramente troppo poco. Danno troppo poco sti cacchio di nemici. Qua c'è un oggettino. Pietra forgiatura 4. Una bella armetta contundente me la fare, me la terrei, eh. Come, cioè, non escludo a priori che il flagello possa rimanere. Tra l'altro qui, vabbè, sentite ciccini, cioè. Ah, droppa? Elmo di Raya Lucaria? Guanti d'arme di Raya Lucaria? E addirittura? Qua si vola. Questo è Godric. Sono praticamente uguali. Solo che questa è una... Elmo dei soldati e l'Accademia dei Rai Lucari. La punta è adornata da una singola piuma di cuculo. Sì, è uguale. Questo è un po' più fancy alla la piumetta. Ah, oh. Ancora vivo? No, non più. Vivo, vabbè. Ok. Quindi esploriamo qui. Stando attenti perché ovviamente adesso ogni angolo ci saranno gli stronzi che spawnano. E ci fanno lo scherzone. No, qui niente. Tra l'altro, sicuro ci sono cose qua dove buttarsi, figuriamoci. Una cosa per volta. Per lo spippolamento c'è sempre tempo. Adesso noi dobbiamo conquistare il territorio. E quello è per attivare la grande runa. A quanto ho capito, un consumabile che dobbiamo utilizzare per attivare il potere della runa, della grande runa equipaggiata, che altrimenti non ha alcun effetto. Ehi! Cattivo. Sì, ma mi dai la tua armatura? Continuate a dropparmi cacate. Cioè, vabbè, qui non mi pare ci sia niente. A parte che continuo a sentire il rumore dello scarabeo. Non so voi. Ma qua chiaramente c'è questo da fare.
serve a... Oh! Ok. Sicuramente là c'è altro. Ma prima... Ma prima... Una cosa per volta. Trappola. No? Ok. Va bene. Questo comunque è uno shortcut simpatico. Spada della notte ardente. Che cos'è? La spada della notte ardente. Uno spa... Quattro scaling diversi. Fede 24. È leggera. Mitica spada, tesoro del maniero cariano, è uno degli armamenti leggendari. Gli astrologi antesignani degli stregoni presero dimora su vette montane tanto alte da sfiorare il cielo e consideravano i giganti del fuoco come loro vicini. Postura notte fiamme, abilità unica, tieni la spada in posizione orizzontale e prepari a lanciare la stregoneria. L'attacco normale lancia una stregoneria cometa notturna, quello potente genera un'esplosione di fiamme davanti all'esecutore. Ma questa figata incredibile. Lo so che non la posso usare. No, aspetta. Oddio. Vabbè, ovviamente non lo lancia perché non ho... Non ho le abilità. Quindi l'incantesimo non esce, però... La mossa è quella, ok. Ci manca la fede. 24-24, minghie. Questo potenziato... O forse potrebbe... Cioè, non so. No, secondo me... No. Questo potrebbe essere tanta roba, effettivamente. Ok, vabbè. Qui... Ho trovato un armamento leggendario della casata Sblumb. Sì, però adesso tu mi dici che mi devo buttare di sotto. Quindi. Sì, mi devo buttare di sotto, decisamente. Perché ci sono un sacco di troppo che mi sono persa. Sì, vabbè. I boccioli. Boccioli. Sì, magari i pugni no, eh. Possiamo usare le armi. Capisco, la prendiamo sul personale. In realtà la cosa carina è che sarebbe anche in character questa cosa. Diciamo che Servante è un mago atipico, molto di pancia, tanto talento, ma preferisce i pugni, quindi piuttosto ti lancerebbe, ti darebbe un cazzotto effettivamente. No, no, non voglio neanche vedere cosa fa questo co... Va bene. Questo giro l'abbiamo fatto. Io non mi risiedo a questo punto. Ma talismani, no? Talismano martello, contrattacchi in difesa, il colpo finale di attacchi concatenati. Attacchi caricati. Questo colpo finale di attacchi concatenati. Gli attacchi in salto gli riducono il vigore dei nemici in difesa. Potenzi di attacchi caricati. Beh, oddio. Attacchi usati, reggiti e soffi. Incrementa la concentrazione. Ma... Ah, io metterei la resistenza ai danni magici per una mano. Visto il luogo in cui ci troviamo... E visto il fatto che per adesso a cavallo non sono e non posso usarlo, ci mettiamo un talismano che ci aumenta la resistenza ai danni magici. Quindi andiamo di qua. Stando attenti comunque. Ecco, infatti che... Questo è una trappola. E lo sapevo che era una trappola. Guarda li bastardi. Molto, molto funny.
Oh no, questa è un'inculata brutta. Ok, mi devo curare, eh. Ok. Fottutissimi. Prima o poi doveva succedere, tesoro mio. Ti proteggi con l'arma. Va bene, questa è un'inchiappettata cattiva comunque. È una doppia trappola.